Bentornati ad un nuovo appuntamento con la cucina. Oggi ho invitato Alberto Covelli, candidato sindaco al comune di Teramo. Alberto, Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno. Che buongiorno. cosa ci preparerai? E allora, preparerò un semplicissimo risotto allo zafferano. L'unica particolarità che volevo dirti è che lo zafferano lo coltivo io. Questa è l'unica cosa. Perfetto, allora intanto iniziamo a scrivere gli ingredienti. Cuciniamo per due, va Sì. bene? Dimmi pure. Allora, chiaramente il riso, come... Quando ne mettiamo? Ma il riso ne possiamo mettere un 200 grammi. Ok. Poi mezza cipolla. Un 30 grammi di parmigiano da aggiungere quasi alla fine della cottura per amalgamare. Poi un cucchiaio di brodo vegetale granulare perché chiaramente con i tempi della televisione non possiamo preparare anche il brodo vegetale. E lo zafferano, sono una diecina di stimmi di zafferano. 20 grammi di burro ed un po' di vino bianco per sfumare la cottura della cipolla. Vabbè, Perfetto, non abbiamo dimenticato niente. Vabbè, ovviamente olio e sale. olio e sale. Eccoci qua. Mettiamoci i fornelli allora, iniziamo a lavorare. Solitamente cucino senza le telecamere, quindi spero che il piatto riesca. Assolutamente, non abbiamo dubbi. Allora, iniziamo con la cipolla. Comincio ad affettare la cipolla sperando di non tagliarmi. Utilizziamo quindi mezza cipolla. Che la cipolla così la mettiamo subito a... Allora. Vanno bene tutti i tipi di cipolla, c'è una cipolla in particolare Ma io sto che usando una cipolla possiamo mettere. dorata, diciamo che è la classica che usiamo ed è facilmente... Spero di non tagliarmi perché il coltello è bello affilato. E di non cominciare a piangere, tra l'altro. Così. Ci manca solo questa adesso. Allora, affettiamo Parlaci bene. un po' di te, chi è Alberto? Cosa fa nella vita? Allora, la settimana scorsa intanto ho fatto 40 anni. Lo dico perché Allora, auguri. è stata una tappa importante e un compleanno particolare perché è coincisa quasi anche con la mia accettazione alla candidatura come sindaco di Teramo. Ho 40 anni, dal 2004 che esercito la professione di avvocato, sono di Teramo, Teramano Verace. Da 23 anni faccio parte dell'Associazione Italiana Arbitri, ho fatto l'arbitro. Appartiene all'associazione sembra una cosa un po' più strana. Ho fatto l'arbitro per tanti anni, in particolare sto all'interno dell'associazione da 23 anni, quindi ho iniziato giovanissimo, quasi per gioco. Mi ci sono trovato bene, è stata una palestra di vita che consiglio a tanti ragazzi perché ti formano, è un tipo di attività che ti forma veramente il carattere e la personalità. Che trovarsi in campo da solo a 17 anni con 22 persone che giocano, più le persone in panchina, più il pubblico, non è una cosa semplice. Quindi ti impara a controllare anche le emozioni, ti impara a prendere delle decisioni in modo rapido. Allora, questo lo possiamo spostare. Mettiamo tutto nel secchio. Mi raccomando, la Così. differenziata, l'organico. Ok.
quindi un avvocato con moltissimi interessi. Forse pure troppi. Allora, mettiamo la cipolla nella pentola. Posso appoggiare qua, Ludovica? Sì. Che non dovrebbe. Mettiamo un po' d'olio. E cominciamo a far sfumare la cipolla. E... Ok, sì, non funziona come lo accendi manualmente il gas. Ok, Accendo anche l'altra bassa. Che ci siamo? Sì, sì, accendiamo anche... Accendiamo tutto. Nel frattempo cosa abbiamo messo nelle altre due pentole? Allora, al momento c'è l'acqua. In una mettiamo un po' di brodo granulare. Non ne mettiamo tanto perché a me piace cucinare senza molte aggiunte. Per esempio io non uso quasi per niente il sale. Uh-huh. Ed eventualmente poi uno lo aggiusta a piatto terminato. Mentre di qua, nel pentolino più piccolo, mettiamo gli stimmi dello zafferano, che quest'anno ha avuto una buona produzione. L'anno scorso nulla. Io ho iniziato sembrerà strano, con un solo bulbo acquistato in Umbria, intorno al 2010-2011. Chiaramente le aspettative era di un fiore. Con un fiore, ne è uscito uno, un solo fiore. Però siccome la vita dello zafferano è annuale, finita la produzione autunnale, si comincia a spegnere, diciamo, il fiore, la pianta appassisce e poi mettiamoci un po' di vino prima che... Sì. È al minimo, sì? Cosa fa? Cosa? È al minimo il... Sì, sì. Quindi cosa hai fatto alla fine? Una coltivazione di piante di zafferano? Allora, poi il bulbo, nel periodo di riposo, si riproduce. E quindi negli anni ho cominciato a ricavare altri bulbi dal bulbo originario e alla fine, all'incirca quest'anno, sono arrivato a un 130 bulbi che ho in alcuni grossi vasi sul terrazzo. Ma poi li vendi? No. Ah, tutti per te, quindi? Anche perché su 130 bulbi quest'anno ho avuto una fioritura di circa 40 fiori. Se consideri che ogni fiore produce 5 stilli, di cui 2 gialli che non sono commestibili o comunque non danno quel sapore di zafferano, mentre i 3 rossi danno il sapore proprio dello zafferano e quindi quelli che poi si utilizzano in cucina, il conto è presto fatto. Cioè veramente per produrre lo zafferano occorrono veramente tantissimi tantissimi fiori. Con la produzione mia ci posso fare all'incirca una quarantina di 5-6 risotti. Ah, solo? Eh sì. Ho fatto un calcolo. Allora, lo zafferano è uno dei prodotti alimentari più costosi in assoluto. Un chilo di zafferano arriva a costare anche 15.000 euro. Però per fare un chilo di zafferano occorrono circa 120.000 fiori. Quindi è un qualcosa un po' di particolare. Vabbè, ritornando ai miei interessi, il primo amore quindi è stato l'arbitraggio, che mi ha accompagnato negli studi delle scuole superiori, poi mi ha accompagnato nel periodo universitario, mi ha aiutato anche, diciamo, a mantenermi. Perché vabbè, comunque certo, con i rimborsi delle gare arbitrate mi potevo permettere di togliere qualche sfizio ed era... Dove hai studiato? Io ho studiato tutto a Teramo. Una sola cosa non ho fatto a Teramo, il militare, perché comunque la caserma già non c'era più, quindi non era possibile. Anche lì è stato un periodo della mia vita importante, quella del militare, che ricordo sempre con molta commozione, perché... Quando sono partito, nel 90, io mi sono diplomato nel 97,
e non c'era più la leva obbligatoria già, quindi io potevo iniziare l'università e non fare il militare. E invece hai deciso di... Mi sono arruolato volontario. Come mai? Perché comunque la vita militare, il rispetto delle regole, l'amore della patria mi è sempre, ce l'ho sempre avuta dentro, forse anche per l'esperienza di familiare, che mio nonno è stato un ex finanziere, quindi comunque ho sempre visto la difesa della patria o comunque la partecipare alla vita militare come un qualcosa di importante e istruttivo. Quindi sono stato nella scuola. Cominciamo a mettere il riso intanto, sì, che lo facciamo. Ma da candidato sindaco e da cittadino, sì, come vedi in questo momento il comune di Teramo? Allora, si è parlato molto del discorso del commissario, che l'arrivo del commissario avrebbe potuto comunque rappresentare una iattura o comunque un problema serio per la città di Teramo. Probabilmente è stato male interpretato, è stato male indirizzato questo problema verso la figura del commissario, che tra l'altro ho avuto la possibilità di conoscere subito dopo l'insediamento, quando Sua Eccellenza Dottor Pizzi ha ritenuto di voler incontrare tutte le forze che hanno partecipato alla scorsa consigliatura. Le ho trovato una persona estremamente, estremamente preparata, con un passato di tutto rispetto. Quindi non è tanto il problema della figura, della competenza del commissario, che evidentemente per quanto riguarda l'amministrazione nel termine puro e semplice della parola, ha una buona qualità, una buona risposta. Il problema è un altro, è che comunque determinate scelte che vengono prese all'interno di un'amministrazione comunale fanno da seguito ad una concertazione politica, delle scelte politiche che chiaramente il commissario non può prendere perché non conosce il tessuto sociale, non conosce il nostro territorio. Quindi molte attività verranno sospese, altre portate avanti in parte. Assolutamente sì, sta succedendo questo. Erano dei fatti che si potevano assolutamente prevedere. Il discorso è che si potevano prevedere per il semplice fatto che alcune scelte politiche che poi richiamavano l'aspetto amministrativo, come il mantenere comunque dei contributi in favore per esempio degli impianti sportivi per i gestori dei campi di calcio in modo particolare, si comportava una spesa per il comune, però è anche vero che permetteva a questi gestori di mantenere aperta una struttura in favore degli utenti, che altro non sono che i cittadini. Quindi comunque indirettamente, contribuendo alla gestione dell'impianto sportivo, indirettamente l'amministrazione permetteva a tanti sportivi di esercitare la propria attività. E questo era un problema che era chiaro che sarebbe emerso, tant'è che è avvenuto. Speriamo che, per come ho sentito, per come ho seguito in questi ultimi giorni, il commissario comunque sembrerebbe che manterrà il contributo fino a giugno, probabilmente in maniera ridotta, permettendo così anche a queste società, ai gestori, di terminare le stagioni agonistiche. Intanto vogliamo ricordare alle signore cosa stiamo facendo. Stiamo mettendo il brodo, mano a mano, poco alla allora volta. Sì, stiamo facendo. Allora, prima abbiamo scottato il riso per chiudere i pori del riso, perché il riso è poroso, quindi nel momento in cui invece si va a mettere direttamente nell'acqua, e quindi si fa la classica, si lessa il riso, si riempie d'acqua e quindi poi il riso perde anche di cottura. Mentre facendolo scottare e venire piano piano con il brodo, i pori si sono chiusi e quindi non dovrebbe perdere di consistenza.
Qui abbiamo questo, come abbiamo detto, il brodo, e di qua invece ci stanno gli stilli di zafferano che stanno, come vediamo, colorando l'acqua. Quanto tempo devono stare? Ma diciamo, siccome è a fuoco abbastanza lento e abbiamo iniziato da poco, io lo lascerei andare ancora un po'. Poi a metà cottura cominceremo a mettere il liquido all'interno della pentola e comincerà ad uscire il colore giallo. Chiaramente non sarà un risotto allo zafferano dove il colore sarà giallissimo come quello che viene fatto quando si usano le famose bustine di zafferano, perché probabilmente lì c'è qualcosa che gli permette di uscire ancora di più. Colorante. Non lo volevo dire, probabilmente è questo. Però facciamo un riso naturale. È assolutamente naturale, sì. E tra l'altro, chi vuole sperimentare questa avventura, io sono disponibile anche a dare qualche bulbo, perché dopo la coltivazione va da sola, non si deve fare nient'altro se non poi a inizio autunno, intorno a ottobre, la raccolta dello zafferano, la raccolta del fiore che avviene di mattina alle prime luci dell'alba, e si vede questo fiore che si apre, si deve togliere il fiore e si va poi a dividere gli stilli, quelli utilizzabili, da quelli non utilizzabili. Ed è un lavoro che si deve fare in maniera precisa, cioè gli stilli devono essere tolti con delle pinzette, perché altrimenti si rompono, perché è tenerissimo il fiore. E quindi io non oso immaginare la raccolta dello zafferano, per esempio nella piana di Navelli, che è riconosciuto come uno dei migliori zafferani al mondo. Quindi noi in Abruzzo abbiamo questo onore di avere uno dei migliori zafferani, perché di zafferani ce ne sono diverse tipologie. È un prodotto, tra l'altro, non originario delle nostre parti, bensì viene dall'Asia Minore, dalla parte dell'Egitto, e poi si è allargato in tutto il mondo, e poi in base anche alle condizioni, quindi climatiche, si è passati a produrre una determinata tipologia di zafferano che, lo ripeto, uno dei migliori al mondo e tra l'altro uno dei più costosi, è quello di Navelli. Il riso sta venendo. Secondo me è più facile, secondo me le signore devono passare direttamente a casa tua. Li fai trovare già pronta. Li faccio trovare, questo però a primavera. Ecco. A primavera, perché adesso stanno. Prima delle lezioni, magari un pensierino. Non diciamo questo prima delle lezioni, perché potrebbe sembrare qualcosa di strano, però veramente sono, perché bastano veramente pochi bulbi per cominciare a iniziare questa produzione. La cosa più bella è quando improvvisamente una mattina in autunno vedi che c'è questo fiore bellissimo e dici: cavolo, sono stato io a farlo venire su. Sì. La tua lista invece come sarà? La mia lista sarà fondamentalmente di persone nuove, ma persone nuove non perché il vecchio deve essere buttato via, che non sono di questa idea, perché nella passata consigliatura tanti colleghi di maggioranza erano persone di assoluta qualità. Io andavo d'accordo con tutti. Questa è una mia caratteristica, che difficilmente discuto con le persone, riesco ad andare bene o male d'accordo con tutti, perché ritengo che ognuno di noi ha dei lati positivi e dei lati negativi. Io cerco di prendere solo i lati positivi delle persone, i lati negativi glieli lascio a loro, e quindi facendo così si riesce ad andare d'accordo un po' con tutti. Hai già i primi nomi? Allora, i nomi ci sono, però per correttezza nei confronti degli stessi non li diciamo. Ci sono professionisti, ci sono colleghi professionisti, colleghi avvocati, giovani, ci sono alcuni ingegneri, ci sono degli operai, ci sono alcuni operai, ci saranno molte donne perché danno quell'aggiunta, quel valore in più che noi uomini non abbiamo nell'esaminare alcune problematiche, perché noi siamo molto più istintivi, invece le donne molte volte sono più riflessive e ti permettono di elaborare un problema in maniera diversa. Sono contento di come sta venendo sulla lista, sono contento che molte persone dopo l'ufficializzazione della mia candidatura si sono avvicinate a me, mi hanno contattato,
e chiedendo qual è il progetto. E non ho avuto difficoltà a far entrare anche loro nell'idea che questo deve essere un progetto semplice della città, perché quando si ragiona troppo in grande, dopo si fa poco o non si fa nulla. E partendo invece con un progetto leggero ma incisivo. Quali sono i punti fondamentali del programma, di questo progetto? Allora, io già un'anticipazione ho dato nei giorni scorsi. Io ritengo che Teramo debba riavere una sua identità specifica, cioè una sua vocazione. E per avere una vocazione bisogna vedere che cosa c'è a Teramo. In passato c'era la caserma, in passato c'erano tanti uffici pubblici che sono stati tolti. In passato poteva essere intesa come una città di Stato, una città dove ci sono gli uffici, come all'Aquila, dove ci sono ancora tanti uffici. Questo non c'è. La caserma non c'è più. È anche vero che dopo dire nel 2018 una vocazione militare, una città, mi sembra un po' pure esagerato. Quello che noi abbiamo è l'università. Non perché io ho studiato all'Università di Teramo, ma è un piccolo gioiello che chiaramente deve ancora crescere. È un'università che negli ultimi anni ha avuto anche una metamorfosi, perché principalmente un'università dove sono usciti tanti laureati in giurisprudenza e che si sono poi fatti strada anche a livello nazionale, adesso sta volgendo più verso un'università rivolta alla comunicazione, come il vostro campo, per quanto riguarda anche la salute animale, con veterinaria, che è un fiore all'occhiello sia per l'università che per il nostro territorio, perché non ce ne sono tante a livello di Centro Italia di università di veterinaria. E quindi, partendo da questo presupposto, che dovrà essere necessariamente una vocazione universitaria, dobbiamo far trovare pronti con tutto quello che può servire all'università dal punto di vista urbanistico, organizzativo, nei confronti dell'istituzione universitaria. Dico questo perché la settimana scorsa, intanto cominciamo a mettere un po' di brodo dove abbiamo sciolto lo zafferano. Con il recupero dell'ex ospedale psichiatrico, diciamo che l'università comincia a tornare in centro, perché i problemi con l'università sono nati anche con il fatto che si è allontanata dal centro e salita a Colle Parco, anche se anche nelle altre città non pensiamo che le università sono solamente in centro, però effettivamente la vogliamo mettere come scusa di questa situazione, di questo distacco tra l'università e la città, perché è andata in periferia, è andata in collina. Prendiamola invece, per cercare anche di aiutare un attimo i commercianti che sono un po' sofferenti. Allora, proprio questo, partendo da questo fatto della vocazione, io penso che per il commercio il problema è importante. Tra l'altro è un problema che non investe solamente la città di Teramo, ma è un problema generalizzato in Italia, di piccoli centri, anche al nord, dove il commercio del centro storico è in grave sofferenza, il motivo lo conosciamo, è la grande distribuzione che chiaramente deve essere collocata in periferia e quindi porta più l'utenza verso l'esterno della città. Già cercando di collaborare con la rinascita e con l'arrivo dell'università in centro, e nello specifico dico cercando di mettere a disposizione o creando qualcosa di importante nella sala Ipogea a favore dell'università, si andrebbe a creare un canale naturale tra la zona dell'ex ospedale psichiatrico, dove nascerà un polo universitario e altre attrazioni, e con la parte nord del centro storico, e quindi con la sala Ipogea, si va a creare questo corridoio naturale dove gli studenti o comunque gli utenti, le famiglie degli universitari dovranno necessariamente passare in mezzo al centro. Quindi il centro si va a ripopolare naturale a quel punto. Si va a ripopolare per quanto riguarda, diciamo, quell'utenza esterna alla città e non per quanto riguarda i cittadini veri e propri che abitano a Teramo. E dico questo perché io parto da un principio.
la risoluzione del problema del commercio in centro non può essere data dall'organizzazione degli eventi, perché l'evento dura un giorno, può durare un fine settimana, e poi l'evento arriva una volta ogni 2-3 mesi, sotto Natale probabilmente anche più spesso, però io penso che intanto sto girando per paura che possa attaccare. Dobbiamo il transito, io non dico questo, noi dobbiamo creare le condizioni affinché i cittadini vengano in centro. Quali sono le condizioni? Le proposte che andremo a porre sul tavolo programmatico saranno che, e chiaramente io vorrò anche ascoltare, alcuni commercianti già li ho sentiti e sono positivi a questa proposta. Per il fine settimana i varchi devono essere aperti. Allora, quando sono stati introdotti i varchi in città, tutto è partito a livello sperimentale, perché comunque uno deve vedere sempre la risposta dei cittadini. Non si possono fare delle imposizioni e poi non considerare quello che succede a breve o a lungo termine. A breve e lungo termine abbiamo visto che comunque ci sono state delle conseguenze per il commercio. Perché dico questo? Perché pur cercando di far entrare nella cultura dei nostri teramani, anche nella mia cultura, il fatto che la macchina la puoi parcheggiare anche a distanza e poi arrivi in centro a piedi, e purtroppo non è stata recepita questo invito. E forzare ancora la mano sul discorso dei varchi, che sono molto restrittivi, cioè i varchi sono chiusi per l'intera giornata, abbiamo visto che il teramano, dopo che si è fatto un giro, non trova il parcheggio, o comunque il parcheggio, ahimè, comporta anche un esborso di soldi, non riesce a portare per esempio la compagna, la moglie nei pressi del negozio, perché prima si usava anche così, si arrivava quasi vicino al negozio, si faceva scendere la moglie, entrava nel negozio, acquistava, e dopodiché il marito faceva un giro con la macchina, trovava il parcheggio, ripassava lì, la riprendeva e si riandava a casa. La moglie era contenta che aveva acquistato, il commerciante ancora di più perché aveva venduto, e il marito anche perché non aveva non era stato nel negozio dietro la moglie. Scherzo, che è sempre un piacere, altrimenti mia moglie si arrabbia, che tra l'altro anche mia moglie è un'ottima cuoca. La invitiamo allora? Perché no, anche se è molto riservata, non partecipa molto alla vita pubblica, è bravissima a fare le pizze di Pasqua, che tra l'altro poi comporta che in quel periodo per la lievitazione si alza due volte nella notte per controllare la lievitazione, quindi è un macello. Comunque dopo sono buone. Tornando al commercio, quindi con l'apertura dei varchi, quantomeno il fine settimana, si dà la possibilità di dare un po' di respiro ai commercianti con un passaggio più frequente dell'utenza. E poi voglio aggiungere anche un'altra cosa, da esaminare e da proporre. Il discorso dei parcheggi è un discorso importante a Teramo, perché comunque non abbiamo grossi parcheggi a ridosso del centro, ci sono tre parcheggi fondamentali che permettono di lasciare la macchina e non fare tanta strada per arrivare nei negozi, che sono quello di Piazza Verdi, Piazza Martiri Pennesi è quello del cosiddetto parcheggio dietro la banca Tercas di Largo Scarselli. Beh, anche quello nel fine settimana, quantomeno il sabato, deve essere un parcheggio libero. Noi proporremo un parcheggio libero per quantomeno il sabato, con una sosta consentita massimo di 2 ore, quindi c'è una rotazione continua degli utenti che possono lasciare lì la macchina, non pagare, andare in centro, fare la passeggiata, consumare un caffè, fare degli acquisti, riprendere la macchina e andare via. Non pensiamo che poi per
risolvere o comunque cercare di risolvere i problemi del commercio in centro, possiamo fare chissà quali interventi, se non interventi mirati che probabilmente saranno anche discussi, perché ritornare a dire che i varchi il fine settimana devono stare aperti, non so se può essere un discorso accolto positivamente da tutti, però chiaramente riporta persone a circolare nelle zone limitrofe al centro. Poi abbiamo studiato delle misure a sostegno del commercio, già sperimentate anche da alcune. Questo scotta? No? Cominciamo. Alcune città, come un fondo di garanzia in favore di quei commercianti che temporaneamente si trovano in difficoltà, cioè di quei commercianti che, per esempio, non riescono a pagare il canone di locazione. In quel caso, con motivazione e documentazione valida, potrebbero accedere ad un fondo creato dagli stessi commercianti ed eventualmente anche con la contribuzione istituzionale, per cercare di far fronte a questa problematica temporanea e cercare di ripartire. Poi un'altra misura che proporremo sarà quella di uno sgravio tributario sui tributi locali, sui tributi comunali, pari al 50%, o una misura comunque una percentuale vicina, sempre per quei commercianti che hanno difficoltà nel pagare la Tari, la Tasi e quant'altro, e così si vedono alleggerite anche le incombenze tributarie e possono pensare anche di più alla loro attività nel vero senso della parola, nel vero senso dell'iniziativa. Per esempio, se un commerciante vuole fare un'iniziativa davanti a un negozio, però anche delle spese a cui non può non fare fronte, come le spese tributarie, diciamo che è obbligato a pagare le tasse e non eventualmente a creare un evento davanti al proprio negozio. E poi un tavolo di concertazione tra le associazioni permanente, tra l'altro un tavolo di concertazione permanente, quindi istituzionalizzato, tra le associazioni di categoria, tra i rappresentanti delle istituzioni, e in più io vorrei mettere dentro anche dei rappresentanti o comunque qualcuno che possa rappresentare i proprietari degli immobili, perché anche quello è un altro, non dico problema, perché chiaramente ognuno vede la propria situazione, quindi è legittimo quello che possono richiedere e riconoscere i proprietari degli immobili per quanto riguarda i canoni di locazione, però cercare anche di far inserire loro, quindi far passare il messaggio e far capire che nel momento in cui non si abbassano i canoni di affitto in alcuni locali, il locale rimane sfitto e comunque per loro è una perdita e per la città è un'ulteriore perdita, perché comunque vedere i negozi chiusi non è mai bello, e probabilmente facendoli sedere a un tavolo si può anche raggiungere un risultato in questo senso. Invece ti faccio un'altra domanda: come vedi i tuoi avversari e cosa vorresti dire loro? Nel frattempo prendo i piatti. Sì, allora innanzitutto li vorrei vedere. I primi nomi comunque... Sì, i primi nomi sono stati fatti. Il primo nome, diciamo, esatto, dell'onorevole Serafino Pulcini, che non ho piacere di conoscerlo personalmente, ma ricordo solamente quando ha ricoperto l'importante ruolo di deputato della Repubblica nel periodo inizi degli anni 90, intorno al 94, dopo la fine della Prima Repubblica, se non ricordo male, sono appassionato di numeri, la dodicesima legislatura. Nella dodicesima legislatura fu eletto tra le file dei progressisti, quindi ha partecipato comunque a una fase importante del nostro paese. E io al tempo facevo 93-94, seconda superiore forse, però mi ricordo qualcosina. E per quanto riguarda altri candidati ancora non si conoscono i nomi, però io non sono quello che va a guardare gli avversari, io guardo dentro casa mia, quindi cercherò... Un appello agli elettori? Allora, un appello agli elettori, io divido gli elettori che mi conoscono,
e capiscono per quale motivo ho fatto questa scelta e quindi non devo dire niente a loro. Agli altri dico di fidarsi. Sono una brava persona, uno non si deve dire le cose da solo, però sono una brava persona che... è anche giusta, 40 anni... che ho avuto sempre nel sangue l'idea che cercare di lavorare per portare un qualcosa di utile, non solo a se stessi, ma anche agli altri, è sempre qualcosa di assolutamente gratificante nella vita. Allora, siamo a buon punto. Siamo a buon punto. Mettiamo l'ultima. Allora, come potete vedere, il colore non è fortissimo. Continuo pure a parlare. Il colore non è fortissimo come quello che solitamente prepariamo nelle nostre case facendo ricorso allo zafferano in bustina, che tra l'altro è anche molto 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 buono, anche molto saporito rispetto a questo. Però questo è chiaramente più naturale, non c'è nulla. Non vedo l'ora di assaggiare. Allora, siccome questo l'abbiamo spento, io comincerei un attimo. Ti rendi conto? Allora, solo adesso... guardando. Posso togliere questo intanto? Sì. Ok. Ho chiuso il gas, ecco. Sì. Forse. Io nel frattempo devo lavare la pentola, non posso lasciarla per quel collo. Fai pure, metto un pezzetto di burro per far amalgamare, un altro filo d'olio. Quindi gli ingredienti sono veramente semplici, la ricetta mi sembra facile, adesso vediamo se è anche buona. Mi raccomando, se non dovesse essere buona. No, vabbè, no, io devo dire la verità, perché poi se lo fanno a casa... Una volta soltanto non è stato il massimo, e l'ho detto, adesso non penso che tu... No, ha un profumino veramente invitante. Di qua mi sembra che non ho chiuso il gas perché ho sentito del calore sul braccio. Ok. Ecco. Prendo un po' di carta. Se mi dai un cucchiaio per provare, per assaggiare. Sì, impiattiamo proprio, mangiamo. Prima volevo un attimo... Ah, volevi assaggiare. Sei stato bravo anche perché non hai neanche sporcato più di tanto. Hai visto? Ma sono abituato con mia moglie, che altrimenti dopo tocca pulire. Anche qui. Scherzo. Allora, è molto... Io sono raffreddatissimo. Compatto. Io solitamente non uso il sale, proprio non ce l'ho a casa il sale. Però visto che qui c'è, lo aggiustiamo un attimo, perché non è detto che quello che piace a me possa piacere anche a voi. Un po' con il sale lo aggiustiamo. È cotto. Provate, è cotto. Allora, proviamo ad impiattare. Anche perché è quasi luna. Sì. Posso? Sì, sì, sì. Sentirai, ti anticipo, sentirai il profumo dello zafferano. Non senti quel sapore forte di zafferano. Mm-hmm. Vabbè, sarà buonissimo, poi tu l'hai coltivato con amore. Quello sicuro. Vediamo. È veramente buono. Ah, è vero, non l'abbiamo detto poi, signore, magari non ci hanno fatto caso, che abbiamo messo proprio il parmigiano proprio nella cottura. Il parmigiano alla fine, l'ho messo alla fine, insieme a un po' di burro, per creare quell'amalgama finale. Però può anche non essere messo il burro per chi non lo gradisce. Io solitamente, per esempio, a casa quando lo faccio per me e mia moglie, non lo metto neanche il burro, perché è un alimento che non tutti mangiano. E in alternativa? Un po' più d'olio, un po' più d'olio per dargli quel sapore finale. Va bene. Penso che non sia venuto tanto no, male. No, è venuto bene, signore, potete rifarlo, un attimo lo facciamo vedere, perché altrimenti non ci... alla telecamera, altrimenti tra un pochino non ci rimane niente. Sono contento di non aver fatto brutta figura. No, sei stato bravissimo. Allora...
Anche per oggi è tutto. Alberto, ti saluto. Grazie a te, grazie a voi. E ci vediamo domani con una nuova puntata. Buona giornata.